Cambiereste le vostre abitudini? Sareste pronti a sacrificare qualche cosa? È la terra che ce lo chiede. L'inquinamento, lo sappiamo tutti, è un grosso problema. Che cosa possiamo fare? Beh, sicuramente ridurre le emissioni dei carburi. Poi, quindi cambiare i nostri condizionatori. Poi rinunciare alla macchina, usare la bicicletta. E poi che cos'altro potremmo fare? Abbiamo tante abitudini sbagliate. Alcuni di noi non vivono d'estate se non hanno l'aria condizionata. Ma sapete quanto smog produce l'aria condizionata? In tutto questo il problema della desertificazione, in tutto questo lo scioglimento dei ghiacciai. A che cosa andiamo incontro? A grandi problemi. I nostri figli si troveranno dei problemi enormi con il pianeta. Ma noi saremmo disposti a cambiare alcune delle nostre abitudini? Lo chiediamo subito al pubblico e vediamo come si schiera. Che entri il nostro pubblico. Prendete posizione. Quelli che pensano di poter cambiare le proprie abitudini qui, alla mia sinistra, dove c'è la poltroncina verde, dalla parte della poltroncina rossa, tutti coloro che invece pensano di non voler rinunciare alle proprie abitudini, di non voler andare in bicicletta per forza, di non voler rinunciare, se non sono gli altri magari a farlo. È di grande attualità parlare ovviamente del nostro pianeta. Dobbiamo cambiare alcune nostre abitudini, dobbiamo convincerci di questo, ce lo dicono tutti, lo scrivono sui giornali, si radunano i grandi della terra, ci dicono che così non va bene, andiamo incontro alla desertificazione, andiamo incontro a grandi problematiche del nostro clima, si sciolgono i ghiacciai, insomma li vediamo anche gli smottamenti, insomma la situazione è veramente drammatica. Noi nel nostro piccolo che cosa facciamo? Prendiamo i mezzi pubblici? Sì, qualche volta no, usiamo tanto la macchina, usiamo forse troppo la macchina, utilizziamo troppo il riscaldamento in casa, utilizziamo in maniera dissennata alcuni elettrodomestici lasciandoli sempre accesi e alcuni non rinunciano all'aria condizionata che però provoca gravi danni. Ne parleremo con i nostri ospiti, conduttrice TV, giornalista, adesso anche scrittrice di successo, Tessa Gelisio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ben arrivata. Ciao. Immagino che vada verso questo lato dello studio, immagini benissimo, infatti. La terra quanto ti sta a cuore? Beh, tantissimo, ci deve stare a cuore perché è la nostra madre, è colei che ci dà da mangiare, da bere e respirare. Non è che cambieremmo le nostre abitudini, dobbiamo cambiare le nostre abitudini perché senza questo pianeta non andiamo da nessuna parte, non ne abbiamo altri, per cui dobbiamo curarlo perché è colui che ci fa vivere. Grazie. L'applauso di tutto il pubblico, ovviamente, di tutto il pubblico, come l'applauso di tutto il pubblico per lei, che tiene una posizione che potrebbe sembrare impopolare in questo momento, però diciamo dalla sua parte c'è molto pubblico, anche perché ci si domanda perché dobbiamo essere proprio noi adesso a cambiare proprio noi per primi quando gli altri, i grandi o gli altri stati non lo fanno. A mantenere questa posizione Morena Zapparoli. Proprio così, perché guarda, cioè non far parte di un'associazione ambientalista non vuol dire essere contro l'ambiente, contro il pianeta, anche perché sinceramente io non faccio parte di nessuna associazione ambientalista, però io prendo i mezzi pubblici veramente, sinceramente di VIP, anche di quelli ambientalisti, non ne ho mai incontrati neanche mezzo. E poi faccio la raccolta differenziata, ho cominciato a farla ancora prima che me lo imponesse il comune. Poi un'altra cosa, vabbè, poi ne parleremo, è tutto da provare che le emissioni di CO2 siano la causa del surriscaldamento del pianeta. No, no, davvero, ci sono fior di scienziati che lo dicono. Ne parliamo. Su questo proprio no. E come no? Andiamo. Va bene. Vedete, come potete capire, il tema è molto caldo ed appassiona. Vorrei dare un'occhiata alle percentuali con cui partiamo in questo momento. Cambiereste le vostre abitudini? Il sì
è solo il 40%. In questo momento il sì è solo il 40%, mentre il no è ben il 60%, perché forse dice giustamente, da un certo punto di vista, come sentivo alcune signore con cui chiacchieravamo prima dell'inizio della trasmissione, ma perché dobbiamo sempre essere noi a farlo per primi? Perché... non è poi la mia posizione, perché non posso dirvi quale sarà la mia, la dirò soltanto alla fine. In questo fine settimana, perché parliamo di questo tema così caldo? Perché si svolgeranno a Reggio Emilia gli stati generali della bicicletta. E voi direte, che cosa sono? Eccolo qui, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha salutato l'evento commentandolo: però una brutta notizia, gli italiani in bicicletta sono purtroppo troppo pochi rispetto alla media europea. Insomma, bisogna colmare, ha detto il presidente Napolitano, questo grave ritardo della diffusione della bicicletta in città. Secondo voi perché i nostri connazionali usano poco la bicicletta? Per pigrizia, per necessità? Pensate che questo invito sarà del Presidente della Repubblica, sarà ascoltato? Tessa, cominciamo da te. Allora, innanzitutto bisogna dire che in quest'anno sono state vendute più biciclette che automobili, quindi comunque c'è una tendenza in corso. Io abito a Milano da 16 anni, quando sono arrivata ho iniziato ad andare in bicicletta perché io sono sempre stata abituata a usare molto la bici, poi mi piace perché riesco a ridurre l'impatto ambientale e faccio anche sport, sì, e risparmio anche, per cui trovo sia una cosa estremamente intelligente. Detto questo, a Milano non è facilissimo andare in bicicletta, no, soprattutto in alcune zone. Io perché... ci andavo, abito in città studi, abitavo prima di spostarmi, e comunque ci andavo ed era, sembrava più facile, c'era anche un rispetto nei confronti di chi andava in bicicletta, e devo dirti che sapevo dove andare quando bucavo. Adesso stanno riaprendo, c'è stato un periodo buio. Sì, assolutamente. Il problema poi sono anche i sanpietrini, le rotaie dei metro, insomma, a volte si rischia veramente di farsi male. Infatti io molto spesso vado sul marciapiede. Ovviamente do la precedenza ai pedoni, però se mi fanno la multa veramente mi arrabbio, perché ho dato la possibilità. Andare sul marciapiede però è sbagliatissimo. Non lo so, però se rischi di morire in alcuni pezzi, sinceramente preferisco andare sul marciapiede, rispettando ovviamente i pedoni, anche se le piste ciclabili stanno aumentando. Comunque, detto questo, secondo me è un trend inarrestabile. Grazie a una serie di concause, sempre di più andremo in bicicletta. Con tutto rispetto per il Presidente della Repubblica, che l'abbia detto lui, cioè lascia un po' il tempo che trova, perché tante belle parole. Cioè, un conte se vivessimo a Helsinki, dove ci sono 1500 chilometri di piste ciclabili, o a Berlino, dove ce ne sono 1000. A Milano ce ne sono soltanto 100, cioè fanno schifo, cioè diciamocelo. Allora, no, quelle che ci sono sono buone. Proprio piste ciclabili, cioè la cosa sbagliata, cioè sono parole buttate al vento. Ce ne sono poche, però sono buone quelle che ci sono. Beh, secondo me sono pessime, perché comunque la pista ciclabile dovrebbe essere in mezzo alla carreggiata, cioè il ciclista va in mezzo e non a margine della carreggiata, perché se io vado a margine della carreggiata, cioè davvero rischio di essere investita da una macchina, perché quando deve svoltare c'è il pericolo che mi investa, e poi comunque è molto molto pericoloso. E poi io non me la sento di dire ad una persona che vive nell'Interland a Bovisio Masciago, si sveglia alle 6 di mattina per andare al lavoro, vai a lavoro in bicicletta a Milano. Io non me la sento, sinceramente, cioè. E vedo tutto, tutti quelli del no con la mano alzata. Anche voi, ragazzi. Passo subito il microfono. Dico una cosa, però: gli stati generali della bicicletta e della mobilità nuova, nelle intenzioni dell'ANCI, ha proprio promosso questa iniziativa. Dovranno essere un momento importante di confronto e di lavoro per dare forma e proposte concrete per gli spostamenti in città. Quello che diceva Morena è giusto. Quindi questi stati generali che si svolgeranno a Reggio Emilia è proprio per cercare di andare incontro alle esigenze. Da una parte quelli che dicono bisogna andare assolutamente tu curi in bicicletta, dagli altri quelli che dicono ma come facciamo? Allora, è da 10 anni, è da 10 anni che in Italia ci sono 2500 morti per incidenti stradali in bicicletta, è un bollettino di guerra, quindi evidentemente in Italia questa cosa non si può fare. Ma sì, cioè, che non, si può fare, va incentivato e agevolato tramite dei piani urbanistici intelligenti. Sicuramente le cose stanno migliorando, devono ulteriormente migliorare.
migliorare, come per esempio ci vuole una maggiore integrazione tra mezzi pubblici, per esempio la possibilità di portare le biciclette nei treni e nei metro aiuta tantissimo. Poi ci sono le biciclette, comunque quelle a noleggio a Milano, anche quelle stanno funzionando molto. Sono tanti ci sistemi che vanno integrati. Una carrozza per i pendolari, una carrozza apposita dove poter portare la bicicletta o anche un motorino che si sia compatibile. Si chiama pianificazione della mobilità sostenibile, è una cosa che va fatta. Allora, adesso però sinceramente di VIP che prendono i mezzi pubblici non ce n'è, io non mi ritengo nemmeno una VIP. Io non sarei così tranciante, non credo che tu prenda il tuo mezzo pubblico tutto il giorno per vedere se qualcun altro lo prende. Tutti i giorni non ho mai incontrato personaggi pubblici sui mezzi, cioè tutti prendono la macchina alla fine. Fortunatamente chi abita a Milano come me può prendere la metropolitana. Un attimo, dovrebbero dare il buon esempio prima loro comunque. Il pubblico, vorrei due o tre di voi che parlano e due o tre di voi e poi ovviamente così almeno... Dimmi, comincia. Buongiorno, ciao Maria Teresa. Come ti chiami? Luca. Luca. Volevo dire soltanto che comunque è vero, la bicicletta è ecologica, però bisogna essere messi anche in condizioni, perché io ho abitato a Reggio Emilia per 3 anni e ti dico che non c'è paragone, Milano-Reggio Emilia. Milano è una metropoli, Reggio Emilia è una cittadina piena di piste ciclabili. Reggio Emilia, Ferrara, sono città veramente straordinarie a misura d'uomo. Di camminare sul marciapiede, certo, oppure di rischiare la vita, girare ad un incrocio. Quindi non puoi passare non il microfono paragone alla signora al tuo fianco? Allora, innanzitutto sono favorevole a migliorare l'ambiente se Milano cambia. Se Milano cambia. Oggi ho preso i mezzi pubblici, sfiderei qualsiasi VIP a essere sulla filovia e la circonvallazione. Io ci vado. Oggi sono bastati due cortei per creare la colpa il caos sulle filovie. Scusate. Passiamo il microfono. Piste ciclabili e asfalti aggiustati da chi di dovere. Certo, sì, mi piace che parlate però tutti. Però Milano non è fatta dagli extraterrestri. Allora, ciao Maria Teresa, io mi chiamo Rosi. Comunque ti dico una cosa che mi è successo a me personalmente. Allora, io andando sul marciapiede con la bicicletta, a me un vigile mi ha fatto la multa, in quanto ci sono degli automobilisti che passano con il rosso e non vengono fermati. Allora, dov'è che c'è qui la differenza di salvare l'ambiente? Ma come? Certo, ma come lo facciamo? Fine intanto per voi, poi parole. Il secondo round parlerà il signore in seconda fila. Tre da di voi, allora, da questa io parte. Io sono fortunato perché abito a Novate Milanese, un paese qui vicino, e devo dire che ci sono più piste ciclabili fortunatamente che strade. Poi nel mio piccolo mi sono... Da Novate a Milano in centro? Cioè no, ma facciamo di solo poi parlare. Nel mio piccolo dopo... mi sono permesso, quando potevo, di cambiare tutti gli infissi, quindi regolare un po' quello che è la temperatura in casa, mettere i condizionatori o qualsiasi tipo di elettrodomestici ultima generazione, quindi basso consumo. Però gente costa. Cioè il problema che ci sono poca gente che adotta sono i costi. Qui davanti. Ciao, buon pomeriggio. Maria Teresa, ciao. Sì, infatti la bicicletta sarebbe il modo migliore. Poi per chi non vuol rinunciare alla bicicletta o appunto non sopporta la metro, ci sono sempre le macchine ecologiche che adesso sono molto costano parecchio, ma secondo me abbasseranno anche i prezzi adesso. La per signora quattro a fianco, così sono secondo tre per parte. Secondo me lo Stato, penso, io mi chiamo Terry, allora secondo me lo Stato dovrebbe convenzionare tutti quanti e cambiamo il motore della nostra macchina, però pagato da loro, perché noi soldi non ne abbiamo. Allora, e quindi tutti andiamo lo stesso con la macchina ecologica. Questa è la mia idea, il mio pensiero. Stessa Gelisio a supporto delle tesi che abbiamo sentito. Beh, allora, cominciare a smettere di fumare, no? Tutti, anche il fumo. Allora, sicuramente la mobilità sostenibile va incentivata, appunto, facendo dei piani nelle città, ma in generale in Italia di mobilità sostenibile, tutti noi veniamo facilitati ad avere dei trasporti a minore impatto ambientale. Quindi lo Stato ci deve aiutare, però non mi piace questo atteggiamento degli altri, cioè gli altri siamo noi, scusate, non per essere, se Milano cambia, ma Milano è fatta dai milanesi, Milano è fatta da noi, dai nostri atteggiamenti, dai politici che votiamo, per cui la dobbiamo anche un po' smettere di dire se non iniziano gli altri io non inizio. E comunque il risultato questo della società è dato dai comportamenti quotidiani che ognuno di noi ha, perché se tutti noi continuiamo a buttare la sporcizia per terra è inutile che diamo colpa allo Stato che non pulisce, cioè siamo noi lo Stato, dobbiamo smetterla con questo atteggiamento, se no non siamo si va da
nessuna parte, né dal punto di vista ambientale né dagli altri punti di vista. Siamo noi dello Stato, però non è nemmeno vero, purtroppo. Io il libro gli ho dato un'occhiata, giustamente, perché mi piace arrivare informata anche sul tuo libro e sulle cose di cui si parla. E nel libro si sostiene che comunque i lavori cosiddetti verdi farebbero crescere l'economia. Ecco, su questo stanno purtroppo facendo, non sono assolutamente d'accordo, perché comunque per ogni lavoro cosiddetto verde si andrebbe a spendere da parte dello Stato una cifra tale da qua al 2020 circa 6 miliardi di euro l'anno. Allora, questo è il discorso sulla green economy che ci potrebbe portare fuori dalla crisi. Ma ne parliamo, se volete, ne parliamo nella seconda fase della nostra trasmissione, certo, perché adesso noi dovremmo cercare, prima di arrivare alla green economy che sta crescendo grave. E di cui parla nel suo libro Tess, che adesso poi presenteremo, dobbiamo capire anche ora sull'immediato cosa possiamo fare. E io vedo che abbiamo il nostro biscotto che dice: una bici ci salverà, la bicicletta soltanto potrebbe bastare, può bastare, io penso che non possa bastare, può essere un segnale che è dato. Sono tantissimi comportamenti. Cioè, l'impatto ambientale che l'umanità ha sul pianeta è dato da tantissimi piccoli comportamenti quotidiani che tutti noi abbiamo. È chiaro che la bicicletta da sola non cambia il mondo. Il mondo viene cambiato se tutti noi riduciamo in un modo o nell'altro il nostro impatto ambientale. Però la bicicletta può servire per raccontare qualche cosa. Allora vediamo la Critical Mass, che cos'è? Un raduno di biciclette che, sfruttando proprio le strade che normalmente vengono utilizzate dagli automobilisti, sono state invase da persone in bicicletta. Una, diciamo così, una pacifica richiesta di andare incontro alle necessità dell'ambiente. Credo dovremmo avere delle immagini. Vediamole insieme. Decine di migliaia di ciclisti hanno preso parte ad una pedalata collettiva per le strade di Budapest ieri in occasione della giornata annuale della Terra. La manifestazione è stata organizzata da un certo numero di ONG per promuovere il ciclismo urbano, combattere per avere più piste ciclabili sicure e per protestare contro l'inquinamento atmosferico e acustico. Il movimento che sta dietro a questa iniziativa si chiama Critical Mass ed è stato fondato in California nel 1992 con la prima manifestazione a San Francisco. Il primo evento di questo genere a Budapest si è tenuto 12 anni dopo e da allora i partecipanti sono cresciuti di volta in volta. Secondo il comune di Budapest, il numero di bikers che d'abitudine usano le due ruote in questi ultimi anni è raddoppiato, dato record in tutta Europa. Potrà mai diventare qualche cosa di più di una protesta pacifista, Tess? Ma sì, sicuramente. Io, guarda, negli ultimi 10 anni ho veramente visto un grande cambiamento. 10 anni fa eravamo in 3 gatti a andare in bicicletta a Milano, ora per fortuna siamo sempre più numerosi, anche a Milano ci sono delle belle iniziative, ogni tanto di notte ci sono delle, per le vie di Milano, tantissimi ciclisti che fanno proprio una festa. Però come hai detto giustamente tu, quello della bicicletta è ormai un simbolo, anche in questa occasione lo stiamo prendendo come simbolo di un cambiamento che ovviamente deve essere più complessivo e radicale. Queste sono proprio delle immagini che ci arrivano della notte di Milano, ecco, con le biciclette di cui tu parlavi. Una festa bellissima. Comunque, io sostengo che non sono una persona integralista. Ognuno di noi, secondo me, deve trovare un giusto equilibrio e un proprio percorso anche per ridurre il proprio impatto ambientale. Ti faccio un esempio. Io per lavoro viaggio tantissimo in aereo. È chiaro che sarebbe meglio prendere il treno, però non lo posso prendere in tante occasioni. Quando posso lo prendo. Però compenso il mio impatto ambientale con altre cose. Ad alcune magari non riesco a rinunciare, ad altre sì. Voglio dire, non bisogna essere integralisti. Per vivere a impatto zero bisognerebbe andare a vivere nelle grotte. Anzi, bisognerebbe morire, perché soltanto vivendo si ha un impatto. Per mi sembra che Morena invece dicendo che fa la differenziata, fa nel suo piccolo delle scelte, eccetera, però è un po' arrabbiata per il fatto che i mezzi pubblici ancora, molti dei nostri mezzi pubblici non sono ecologici. Iniziamo a guardare in maniera diversa, ragazzi. Una cosa, ragazzi, che ho detto proprio all'inizio e che potrebbe sembrare un'assurdità se poi non la motivo. Allora, quando ho detto, è tutto da dimostrare che le emissioni di CO2 siano la causa, no, non è una cavolata, del surriscaldamento del pianeta, ci sono 650
40 scienziati che hanno firmato dei documenti. 3 anni fa, sono i negazionisti, non sono negazionisti, hanno firmato dei documenti dove ci fanno notare una cosa: il surriscaldamento del pianeta è avvenuto anche 6.000 anni fa, è avvenuto anche durante il Medioevo, è avvenuto anche nel 1700 quando l'industrializzazione non c'era, è avvenuto nel 1940 quando era agli esordi l'industrializzazione, e dal 1940 al 1978 quando c'è stato il boom delle emissioni di CO2 il pianeta era pure più freddo, quindi alla fine la causa del surriscaldamento sono le macchie solari, sono dei campi magnetici. Oddio, l'attività solare. No, non è una cavolata, cioè non lo dice Morena Zapparoli, lo dicono di scienziati, che sono stati assolutamente, che non vengono cui, minimamente considerati dalla comunità scientifica internazionale. Questo, allora, la pluralità dell'informazione vuol dire dare anche la spiegazione che vulgata tradizionale. Allora, direi che è un dibattito straordinario, vorrei fare un applauso a queste due esponenti che si stanno veramente dibattendo in maniera seria, precisa e professionale. È ovvio che ognuno di noi, anche se Tessa ha scritto un libro, eccetera, nessuno di noi è un super tecnico. Io anch'io fra poco vi leggerò che l'inquinamento delle polveri sottili in questo momento è il più grave problema dell'ambiente urbano italiano ed è stato affermato dal Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale dell'ARPA. Pensate, prima si parlava del fatto delle problematiche dei ciclisti. Nel 2011 l'80% dei capoluoghi del nord ha superato la soglia delle 35 giornate in cui il livello delle polveri sottili era oltre i limiti accettabili. Milano è la terza peggiore città d'Italia, in seconda posizione c'è Siracusa, città molto ricca di polveri, e però purtroppo in testa abbiamo Torino. Pensate, su 365 giorni, 60 giorni consecutivamente erano fuori dal limite con aria irrespirabile. Ma siccome questa è una trasmissione libera, si può anche dire questi sono dati che ci vengono dati dall'ARPA, non abbiamo fatto degli esami. Maria Teresa, se mi permette una precisazione su questo punto. Allora, né io né te siamo scienziati, per cui né io né te possiamo avere una nostra teoria scientifica, dato che non siamo dei ricercatori. Il mondo scientifico ha una serie di posizioni. Allora, innanzitutto è innegabile che nella storia della Terra ci siano stati momenti di riscaldamento e di raffreddamento legati a motivi naturali. Prima cosa, questo è indubbio. Seconda cosa, è indubbio che stiamo assistendo a un riscaldamento atmosferico. Legato a che cosa? A un aumento della CO2. Su questo la comunità scientifica è concorde, tranne 2 o 3 scienziati. No, sono 650, allora, sono 2 o 3 sfigati che non vengono riconosciuti dalla comunità. Ma sì. No, perché no, comunque, nel senso che c'è l'UNE che è l'ordine. C'erano degli sfigati che volevano curare alcune malattie con la penicillina, poi si è scoperto che non erano organo dell'ONU sfigati, che si chiama UNEP, che è il comitato degli ricercatori che si occupano dei cambiamenti climatici. Tranne loro ci sono alcuni ricercatori che sostengono con motivazioni che non sono riconosciute dalla scienza quest'altra posizione. No, ma ciò che non è riconosciuto oggi dalla scienza non possiamo potrebbe essere riconosciuto domani, quindi noi non possiamo. L'unica cosa che ancora non è stata, non è, cioè diciamo che tendenzialmente si sostiene che la correlazione tra l'aumento di CO2 sia legato alle attività umane. Questo non è scientificamente dimostrato, però sono tutti concordi su questo. Ma non tutti, comunque le minoranze. Quasi tutti, il 99% dei ricercatori scientifici sono considerati una minoranza, va comunque detto anche qual è il loro parere. Però adesso, davvero, questa è una discussione che magari noi ci eravamo partite oltre. Da cambiereste le vostre abitudini per l'ambiente, oppure bisogna fare qualche cos'altro e qualcuno ci dovrebbe pensare prima, che non noi sacrificarci per dire adesso a prendere la bicicletta, piuttosto che cambiare le emissioni dei mezzi pubblici, cambiare le altre emissioni. Tante cose si dovrebbero fare, tante cose che possiamo continuare, per esempio prima parlavi del raffrescamento. Allora, oggettivamente quest'estate faceva un caldo incredibile, per dire, io sono, quando posso non la utilizzo mai, però ogni tanto, cioè, è impossibile non utilizzarla. Sì, ma i dati dell'aria condizionata di New York sono incredibili. Sono incredibili, sono devastanti da un punto di vista di impatto ambientale. E quindi sono indiscutibili, quindi anche se non parliamo di casa nostra, basta che usciamo fuori e parliamo di New York. Vorrei sentire nuovamente il pubblico. Ci sono degli anziani che senza aria condizionata... Giusto, ma allora, chi lo fa, chi lo deve fare, ok, chi lo fa d'abitudine, che se
la dimentica accesa, cioè tutta una serie di comportamenti che sono forse irresponsabili, eccessivi. Poi anche la temperatura troppo fredda, cioè bisogna fa male anche la salute. Di qua, ancora, chi non ha parlato? Allora, buongiorno, sono Federico. Allora, buongiorno. Io premetto che per venire qua sono venuto in bicicletta e quindi non è facile venire perché facendo il ponte ci sono le macchine, c'è il filo bus. Sì. Poi l'aria condizionata non ce l'ho in casa, è indifferente averla, non averla, certo che averla. Io non ce l'ho. Sarebbe comodo averla. Sopravvivo benissimo, faccio la sauna gratis. Esatto. Poi volevo dire, quando si fanno i blocchi, perché si fanno la domenica e non si fanno durante la settimana? Sì. E si rovina la domenica, che deve andare a trovare la zia, no, la nonna, eccetera. Già c'è poca gente in giro, dimmi cosa serve la domenica. Infatti, perché c'è sempre poche macchine domenica in giro. Passiamo ancora dietro, che oggi è irrefrenabile. Io volevo dire solo tre cose velocissime. La prima, Milano sarà sempre inquinata perché purtroppo è in una conca e quindi solo il Fön ci dà una mano ogni tanto. Però ha visto i dati di Torino, è la prima in testa, e Torino ha il Monviso dietro. Sì, però è sempre comunque riparata. Al vento, quindi è un dato. I condizionatori è chiaro che sono devastanti, come diceva lei, però dipende anche dall'apparecchio. I miei che ho messo dell'ultima generazione, bassissimo impatto ambientale, quindi New York ne avrà di vecchi come di vecchi da cambiare. La terza, io credo che per rispondere a quelli che dicono perché proprio io devo iniziare eccetera, qui ci sarebbe bene la famosa frase di John Fitzgerald Kennedy, adattata: non chiederti cosa potrebbe fare il pianeta per te, ma cosa puoi fare tu per il pianeta. L'avevo già citata. Che bella io, filosofia, benissimo. Applauso da quell'altra parte. Benissimo. Io dirò una cosa un po', diciamo, fuori dalla norma. Dica. Io ho delle abitudini un po' particolari. Dopo aver bevuto il caffè devo fumare la sigaretta. Beh, è un problema fisiologico. Si trova con abitudine. La mia mamma, con tante persone. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda appunto i problemi di movimento, se uno è abituato ad andare con la macchina e non riesce ad andare in bicicletta perché non la sa guidare, oppure non è mai andato in bicicletta, come fa a togliersi questa abitudine? Certo, ancora davanti. Voi. Sono tutti vizi. Dimmi tutto. Benvenuta. Buongiorno, sono Ana. Io volevo dire, vicino a casa mia hanno iniziato a fare la metropolitana, quindi è bloccata tutta la strada. Non vanno la gente che sono a piedi, perché vanno tutti i motorini su marciapiedi. Io ho la bici a casa, dove la uso? Che vivo in via Forlanini, che sono tutte le macchine che non sanno guidare tutti, che ti vengono addosso. Come facciamo ad andare in bici? In effetti andare in bici davvero significa... L'ultima, lei che ancora non ha parlato, così diamo lo spazio a tutti. Buongiorno, perché quando prima si diceva che è vero, non dobbiamo vedere solo se gli altri lo fanno o meno, comunque Milano, il sindaco non è stato eletto 20 anni fa, è stato eletto 1 anno e mezzo fa. Prima cosa, piano del traffico dell'ATM, si è passati il biglietto da 1 euro a 1,50 euro, piste ciclabili 0, i mezzi sono quelli di prima. E oltretutto è aumentato anche il pedaggio dell'area C. Il problema non mi tocca perché comunque io vado in giro in scooter, vado in giro in bicicletta. È stata introdotta, non c'era prima l'area C, non è aumentata, è stata introdotta. C'era una zona diversa. C'era sta parlando dell'ultimo sindaco che ha dovuto fare questo impopolare, per esempio, aumento dei mezzi, che trovo veramente da un però, euro. Però cioè, l'ATM 50. Non è che ha risposto con un piano del traffico potenziando le cose. Perché per esempio, io che sono architetto, sto guardando le costruzioni che stanno facendo a Porta Nuova, Porta Volta, eccetera, eccetera. Palazzi bellissimi, palazzi grossissimi, compreso il Palazzo della Regione, milioni di metri cubi di cemento, ma di piste ciclabili 0. Anche dove c'è spazio. E torniamo alla domanda: come facciamo a cambiare le nostre abitudini? Una proposta da parte di Tessa, dacci qualche consiglio di qualcosa che potremmo fare. Allora, un consiglio a tutti gli amici che non riescono ad andare in bicicletta, vorrebbero ma non riescono ad andarci per una serie di motivazioni. Allora, l'alimentazione è una chiave per ridurre il proprio impatto ambientale. L'industria agroalimentare a livello mondiale è una delle più inquinanti. Per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale in generale dei propri consumi alimentari ci sono delle semplici regole. Anche qui, come al solito, ognuno trova il suo equilibrio, ti ripeto, non è che bisogna essere integralisti, però magari una volta si fa una rinuncia a questo, una volta a quell'altro. Ridurre il consumo di carne, mangiamo troppa carne e l'allevamento ha un impatto ambientale altissimo. Continuano a deforestare l'Amazzonia per fare piantagioni di soia e di mais per dare da mangiare ai bovini, continuano a distruggere mezza Indonesia per fare palma da
olio che verrà utilizzata poi in una serie di alimenti, quindi ridurre il consumo di carne, preferire al limite pollame e coniglio rispetto ai bovini che sono altamente inquinanti, consumare prodotti di stagione che tra l'altro costano anche meno, sono più buoni, più sani e inquinano molto meno perché non vengono prodotti nelle serre o non vengono importati dall'altra parte del pianeta, consumare prodotti italiani, che sono i migliori, i più buoni e inquinano a meno per arrivare nelle nostre tavole. E poi acquistare prodotti biologici, che è vero, premetto, a volte tendenzialmente costano un pochino di più, però anche lì se ci si dà da fare, si vanno a acquistare tramite GAS, gruppi d'acquisto solidali, si vanno a acquistare direttamente dai produttori, si fanno gli stock, si calcolano le offerte, si compra lo sfuso, si riesce a risparmiare. Vi faccio un esempio, la lattuga, se tu la compri sfusa, costa 20 volte in meno di quella già pulita nei sacchettini di plastica. Magari laviamola e quindi perdiamo 5 minuti in più, ma compriamola biologica, fa meglio al pianeta, è meglio a noi stessi. I soldi che costa, che spendiamo perché costa di più il biologico, li risparmiamo magari cucinando 5 minuti in più, invece comprare una torta vero, già fatta, te la fai. Tutto quello che ha detto Tessa, ti do subito la parola, Morena, tutto quello che ha detto Tessa è verissimo, però noi dobbiamo anche ricordarci che ci sono aziende dietro, per esempio, gli allevamenti, quindi dobbiamo pensare alle persone che lavorano in quelle aziende, non possiamo neanche pretendere che chiudano. Parliamo dell'Ilva, abbiamo visto la situazione dell'Ilva, dell'inquinamento. Ma quelle persone che lavorano all'Ilva contano su quello stipendio per arrivare a fine mese, per mantenere la propria famiglia, i propri figli, ad andare diversa, a scuola. È complicato. Le aziende agricole convenzionali, benzina, quindi quelle che usano chimica, beh, si possono convertire al biologico. Devono avere degli incentivi, secondo me, è una cosa in corso. È la solita banalità, però in questo momento siamo in un momento dove davvero il problema principale delle famiglie è quello di andare al supermercato e prendere i prodotti in offerta, quelli biologici costano troppo o abbassate i prezzi o altrimenti non si può consumare il biologico. Poi un'altra cosa comunque che mi sembra importante, perché nel libro è segnalata, cioè passare alle risorse energetiche alternative, rinnovabili, d'accordo, possiamo essere d'accordo, però attenzione, perché ad esempio per quanto riguarda l'eolico c'è un business tremendo dietro l'eolico, perché comunque l'Italia è fatta per la maggior parte di coste, cioè adesso i governi già da un po' di tempo che si sono messi in testa di mettere pale eoliche ovunque, non esiste un piano nazionale, è già stato bloccato tutto, non comunque esiste una regola fissa, per cui cioè tra l'Abruzzo e il Molise ne hanno già messe moltissime senza chiedere nulla alle popolazioni. E poi comunque stiamo attenti, perché se in Calabria ci sono questi 800 chilometri di coste e si vogliono mettere le pale eoliche ad una distanza dalla costa, diciamo, minore, perché così si fa meno fatica poi a portare l'energia immagazzinata a terra, cioè questo è contro l'ambiente, sì, non no, è a favore dell'ambiente. Con quinto, cioè, conto energia è cambiato, non si possono più fare queste cose che stai giustamente denunciando. Però giustamente si è partiti male, come sempre. È possibile che quando un progetto deve partire non ci sia qualcuno che dice un attimo, bocce ferme, decidiamo che cosa fare. No, si parte e poi si cerca di chiudere appunto quando il recinto quando i buoi sono già scappati qui. Non solo, ma poi per quanto riguarda la crisi, purtroppo le energie rinnovabili non sono una risorsa, perché per creare dei posti di lavoro green si andrebbe a spendere, come dicevo prima, da qui al 2020 6 miliardi di euro l'anno. Sono comunque dati con la stessa cifra, al posto di trovare un posto di lavoro se ne troverebbero 5 nell'economia in generale e 7 nell'industria. Sono dati che comunque fanno parte di altri studiosi di economia che non sono concordi con quelli che ci sono nel suo libro. Detto in due parole, qual è il motivo? Perché ad esempio le cellule fotovoltaiche non vengono prodotte in Italia, vengono importate dall'estero. Non solo, ci sono anche dei produttori italiani, Solsonica è un'azienda quante persone vengono impiegate nel fotovoltaico, nell'eolico, e poi siamo davvero sicuri di poter fare a meno in toto dell'energia nucleare? Almeno, non è che allora allarghiamo troppo, purtroppo
allarghiamo troppo il discorso. Sempre, il vento non tira tutti i giorni, ci sono degli stati come la Germania che prima si erano, hanno speso fior di quattrini, cioè, pubblici, il mondo sta andando in un altro senso però rispetto a quello che stai dicendo. E poi ha fatto un passo indietro, la Germania ha dovuto fare un passo indietro, ma, la Francia ha dovuto fare un passo indietro. No, ma assolutamente se noi no, stanno smantellando nucleare, tutte le centrali nucleari. La dobbiamo importare dalla Francia, la paghiamo di più, ma se succede un incidente nucleare in Francia ci andiamo di mezzo anche noi. Quindi alla quindi fine costruiamo neanche il noi così. Il discorso è veramente complesso e devo ancora sottolineare quanto siete preparate. Veramente vi ringrazio perché veramente è piacevolissimo sentirvi discutere e dibattere. Vorrei portarvi indietro un secondo prima di rientrare nell'importante discorso del green economy e quindi dell'eolico, di tutto quello che potrebbe nascere e speriamo che nasca anche a breve perché potrà dare posti di lavoro e potrà migliorare comunque l'impatto ambientale. Però vorrei tornare un attimo indietro perché parlavamo della bicicletta, parlavamo del fatto, fra poco chiederò al pubblico se vuole cambiare posizione, se ha deciso di rinunciare a qualche cosa per andare incontro al pianeta, perché vorrei invece parlare di salute. Anche qui i dati ci vengono forniti. Dovremmo riuscire a migliorare la qualità dell'aria della nostra città. Da un'indagine molto scrupolosa si è scoperto che nelle nostre città, se non si superasse la media annuale di 40 microgrammi al metro cubo di PM10, come stabilito dall'UE, per esempio in Lombardia sarebbero posticipabili, quindi morirebbero molto dopo, 169 persone. Inoltre ci sarebbero 171 persone che non sarebbero ricoverate per malattie respiratorie, altre 53 che vengono ricoverate per problemi cerebrovascolari e altre 40 che vengono ricoverate per malattie cardiache, tutte riportabili alla cattiva qualità dell'aria che respirano. Sono dati, secondo me, molto pesanti. Tornando indietro a quello che tu dicevi prima del fatto che comunque i ciclisti non hanno vita facile, perché spesso i ciclisti vengono travolti, abbiamo visto anche dei casi di cronaca dove degli sportivi sono stati travolti ed è stato terribile, però diciamo che questi dati sono pesanti. Allora, Gong, bisogna cambiare posizione. Vanno a complicare purtroppo dei quadri clinici che già esistono, perché ad esempio sul cancro nemmeno lì c'è l'evidenza scientifica. Certo. Che venga provocato dall'inquinamento. Intanto chi vuole cambiare opinione può farlo in questo momento. Cambiereste le vostre abitudini? La signora ha deciso che non ne vale la pena. E invece diciamo che di qua qualcuno vuole provare a cambiare le proprie abitudini. Vediamo un pochino. Adesso facciamo il conto degli spostamenti e tra poco sapremo le nostre percentuali. A fra poco, grazie. Bene, andiamo a vedere allora come sono cambiate le nostre percentuali. Prima coloro che volevano, che avrebbero cambiato le proprie abitudini erano meno, invece adesso sono passati al 60% quelli che sono stati convinti da un certo punto dalle nostre parole, dalle parole di Testa di Elisio, a provare a cambiare qualche cosa. E però resta uno zoccolo veramente, soprattutto sulla salute, gli ultimi dati. Sugli ultimi dati hanno sicuramente creato anche un anche lì allora certamente vanno a complicare dei quadri clinici che già esistono, perché certo. Disfunzioni respiratorie, sulle allergie, sull'asma chiaramente hanno un forte impatto. Non c'è evidenza scientifica anche qui che l'inquinamento sia una causa dei tumori, lì cioè la ricerca è ancora tutta aperta. Però le stime sul fatturato complessivo, che non faccia bene l'inquinamento sicuramente, anche se non c'è evidenza scientifica, soprattutto chi è che può pensare che lo smog fa bene? Non è piacevole respirare, essere in centro a Milano e sentire la puzza di smog, questo no, però purtroppo però anche lì abbiamo per quanti anni per quanto vado libero, diceva non è vero che le sigarette fanno male, per 40-50 anni. Invece siamo tutti d'accordo che sulle stime del fatturato complessivo della green economy italiana, secondo il Censis, si aggirano intorno ai 10 miliardi di euro, e decisamente positive sono le previsioni sull'impatto del mercato del lavoro da qui a 10 anni, investendo nella green economy i
posti di lavoro dovrebbero aumentare in questo settore da 100.000 posti di lavoro a 1 milione addirittura di posti di lavoro nei prossimi 10 anni, investendo in questa economia. Guarda, in questo momento di grande difficoltà economica, le uniche imprese che stanno andando bene in Italia sono quelle che hanno investito in innovazione, in tecnologia green e esportazione, che sono state le imprese che diversi anni fa hanno investito proprio in questi settori. Questo libro nasce non soltanto per fare un'analisi su quelli che sono i settori economici italiani per vedere il trend, ma soprattutto nasce per dare ai giovani un'indicazione su quali percorsi anche di studio affrontare per il mercato del lavoro del futuro. Io ho intervistato una cinquantina di imprenditori che si muovono in tanti settori. Ebbene, loro ricercano fisici, matematici, chimici, ingegneri. Già sono stati 20.000 i posti di lavoro che sono stati creati fino ad oggi. Guarda, attualmente poi dipende da che definizione si dà di green workers. Può essere certo quella stretta, quindi naturalisti, biologi, quelli che si occupano strettamente parlando di green, o quello più ampio, come che include per esempio anche le parrucchiere. Faccio un esempio, certo, le parrucchiere che utilizzano prodotti ecologici per i capelli possono essere considerate, questa è una definizione sempre dell'ONU, green workers. Però il presidente della commissione parlamentare antimafia, Beppe Pisanu, dice la mafia sta mettendo le mani sul business del green economy. Certo, perché la green economy vuol dire che qui c'è veramente un grande business. Se la mafia mette le mani, bisogna fare attenzione, vuol dire che il business è importante. Dobbiamo cercare di capire ne di più e tenere gli occhi aperti. Ci sono anche altri dati purtroppo che dicono che sarebbe un impiego enorme di soldi pubblici per ottenere comunque una energia che non è sufficiente, purtroppo, che non è per sufficiente, tutti quelli non basta, ma potrebbe fare qualcosa. La puntata finisce qui, io ringrazio queste ospiti straordinarie, ma non finisce qui l'argomento, perché riprenderemo sicuramente, ne va la nostra salute. Grazie di averci seguito, a fra poco sempre con Vero, grazie. Un giorno il